Benvenuti sul canale di Access 00, benvenuti a quello che è il primo appuntamento con la rubrica giochi a caso, presi direttamente da Steam principalmente. Saranno questi i giochi che prenderemo, li prenderò puramente a caso, quindi non ci sono problemi, non l'ho mai provato, non so che cos'è. È dei Trillium Studios, però questo lo so, è gratis, lo potete trovare gratis su Steam, si chiama Cheeky Chooks, version 1.spooky.2, Halloween Event e The Clack. Clacky 9, non ho idea di che cosa ci sia scritto qui. Facciamo new game, non perdiamoci tanto in chiacchiere. Andiamo direttamente a vedere che cosa tratta il gioco. Allora, benvenuti alla fattoria Cheeky. Sono soddisfazioni anche questi. Sono un sacco di cose da fare per mandare avanti un buon ranch. Quindi, ok, mandiamo avanti un programma, tanto per... facciamo un programma per vedere un attimo, un tutorial praticamente. Allora, iniziamo dando un nome alla tua fattoria. Press here. Ok, immagino ci sia da cancellarlo. Esatto. Non lo saprei. Tragedies Farm. Che mi sembra giusto così. Entra tutto? Sì, sembra di sì. La fattoria delle tragedie. Ottimo. Allora, sei sicuro che questo sia il nome? Beh, ma hey, se vuoi cambiarlo basta che riclicchi sull'insegna. Allora, questa è la tua fattoria, non c'è niente al momento, ma presto diventerà un impero nelle tue mani. Prevedo tragedia, ma va bene così, giustamente, com'è il nome della nostra fattoria. Allora, iniziamo con le basi. Iniziamo. Usa il bottone sinistro del mouse per spostare la camera nella tua fattoria. Non credo ce ne sia bisogno al momento. Il destro invece per ruotare la telecamera. Va bene, lo facciamo subito. Ok, questo invece vedete va avanti e indietro, ma abbastanza inutile. Con la rotellina centrale andiamo avanti e indietro. Aumentiamo lo zoom, lo diminuiamo. Quindi iniziamo. Clicchiamo nel Cheeky Shop. Si possono comprare un sacco di cose carine, un sacco di cose fighe nel Cheeky Shop, ma iniziamo con quelle essenziali, quindi Farm Essential, divertente. Quanto ho di soldi? $1000. Beh, siamo ricchi al momento, sembra, almeno dal costo di questa roba. Allora, i polli, che è quello che andremo a fare noi, faremo una fattoria di polli a tutti gli effetti, necessitano cibo, acqua e altro, perciò dovremmo mettere un po', penso, tutto questo? Sì, direi sì. Quindi iniziamo a comprare una zona dove farli riparare, praticamente una specie di cuccia per polli, soddisfazioni della vita. Ok, sì, va bene, ho capito. Ognuna è stata disegnata per andare incontro agli standard specifici dei nostri polli. Va bene. Quindi devo posizionarla in questo modo? Ma se la posiziono in alto quassù va bene, credo, giusto? Sì, per ruotarla, questo ci dice. Ma se io non volessi ruotarla, ma la volessi riportare come era prima, devo fare tutto... No, ok, si può ruotare tenendo premuto il tasto sinistro. Bene, abbastanza semplice. Per comprarla, devo premere sul dollaro. Ma non devo cancellare adesso, perché mi dice se voglio posso anche cancellare. Noi intanto la compriamo, perché è quello di cui abbiamo bisogno. Quindi alla grande. Perfetto, sei un proprietario terriero. Guardati, ok, ci guardiamo parecchio. Odio i polli, dove sono? Premiamo il dollaro per comprarlo. Questo, questa sarebbe una, tipo una mangiatoia. Io direi di mettergliela qui accanto, la mangiatoia. Anzi, zona mangiatoia le facciamo un po' più spostate in avanti, dai. Qui, e la zona per abbeverarsi. Ah, ma guardate qui quanta roba c'è. Wow, c'è veramente un sacco di roba. E l'acqua gliela mettiamo vicino, no? Insomma, prima si abbeverano, poi vanno a bere. Qui invece c'è la roba per andare in incubazione. C'è anche un sacco di altra roba. Più grande, tra l'altro. La stazione dei droni, per cosa? Perché c'è una stazione di droni qui? Mamma mia. Vabbè, mettiamoci l'incubatore, lo mettiamo qui accanto. Almeno sanno cosa fare, dove andare a fare l'uovo. Bene. Sono così fiero di te, grazie. Va bene. Non rompiamo niente, ok, ma praticamente possiamo selezionare l'incubatrice oppure qualsiasi oggetto che abbiamo selezionato e va bene, clicchiamo sull'incubatrice e clicchiamo su questo uovo col dollaro. Ah, ci sono diversi uova che si possono acquistare, quelle normali, quelle rare, quelle dorate, però richiedono
la fattoria di livello superiore, queste. Noi ne le abbiamo. Quanto, cosa fanno? Dice un uovo carino e normale. Ci darà un cheeky cook. E richiede spazio 1, cibo 1, acqua 1. Va bene? Sì, sì, sì. Ora iniziamo con questi, non c'è problema. Richiederà un certo ammonto di risorse, un certo ammontare di risorse. Scusa, ogni tanto imbroglio tra l'inglese e l'italiano, è un po' un problema fare la traduzione al volo, ma va bene così. Che c'è da fare adesso? Clicchiamo qui sopra e prendiamoci l'uovo, quindi. 7 secondi, 8 erano i secondi, per procedere all'incubazione. Manca 0, ok, che viene fuori stavolta? Che pollo ci è venuto fuori esattamente? Questo sembra uno di quei classici giochi da cellulare che... Ah, dobbiamo cliccarci sopra. Da usare quando uno è al bagno, in pratica. Va bene così, sembra divertente però adesso. Ripeto, sono giochi a caso, eh. Non li ho mai giocati, non so cosa siano, quindi può darsi anche che troveremo delle ciofeche assurde. Fatemi sapere se l'idea vi può piacere nei commenti. Questo è pronto per fare il grande butto, il nostro pollastro. Ok, quindi che devo fare adesso? Amanda si chiama. Let's give, diamo ad Amanda Pulse, non so cosa sia, no? Devo incubare, devo fare altre incubazioni? Ah, aumenta, guardate, aumenta il costo. Ma se ne prendo due di fila, non ne posso prendere di fila. Ho realizzato appena qualcosa, l'abbiamo risolto. Cosa viene prima, l'uovo o la gallina? Questo è bello. Bellissimo. Comunque, era Amanda. Noi proseguiamo qui, tanto sono, alcune frasi sono veramente inutili. Ci siamo persi con le metafore. Sì, sembra anche a me, intanto è arrivato Gian adesso. E compriamo qualcosa di divertente. Ok, tipo, torniamo al negozio. Che cosa devo comprare? Tab di Cheeky Shop Title to Hitback. Va bene, quindi torniamo indietro cliccando sul nome e andiamo nella fun stuff, nella roba divertente. Quindi praticamente serve un pale, un coso, una specie di cosa per poggiarsi, come posso, un asse per far poggiare i polli, presumo, questa, giusto? E gliela mettiamo qui, dai, mettiamola in questa zona. Ma sì, guardiamo un altro, è per far rimanere felici i nostri polli. Infatti guardate, ci ha dato un più 2 qua su in alto a destra, la felicità. Ci vanno sopra? Che fanno? Questo ci voleva andare, poi ha cambiato idea tutto insieme. Forse l'ho messa troppo vicina, aspettate un po' che la cambio. Posso spostarla da qui in questo modo, no? Va bene, per ora lasciamola lì, non so se ci andranno oppure no. Per ora lasciamola in quel modo che non si sa mai. Allora, dobbiamo imparare come fare soldi. Quindi, selezioniamo la coop. Che sarebbe la coop? Dannazione, non la so! Questa. Quindi, la stallina, come non saprei come altro chiamarla, francamente. Allora, quindi con questo bottone noi vendiamo le uova. E se la nostra stalla è piena non possiamo vendere, cioè non, praticamente non ne possono, non ce ne possono entrare più e quindi rimarranno bloccate a 500 e non potremo venderne altre. Perciò vendiamole, ci siamo fatti $54. Quando è notte vanno a letto? Ma che figata, non è che arrivano le volpi, vero? No, giusto per saperlo, perché inizia a preoccuparmi. È calato di 1 il cibo, quindi facendo così noi gli ridiamo cibo. L'acqua invece, funziona anche per l'acqua. Comunque, lui ci dice di andare al pannello delle info. Perciò vediamocelo insieme. Che cosa c'è nel pannello delle info? Qui abbiamo le statistiche delle uova, le statistiche sulla felicità, quelle sui polli. E per avere un upgrade a tutta la fattoria, appunto farla diventare un livello 1, per avere anche le uova rare, come abbiamo visto prima. Al momento non ci serve niente di tutto ciò. Ok, d'accordo. Night time è questo. In notturna, che c'è? Potrebbe essere pericoloso per la tua fattoria. E questo l'avevo intuito. I tuoi polli andranno a letto e ok, e perderanno il bonus della felicità giornaliera. Infatti è andato a meno 1, vedete? È già ritornato a 0 in pratica. Anzi, adesso siamo proprio a meno 1 totale, forse. Ok,
rendi praticamente i tuoi polli abbastanza felici anche senza il bonus giornaliero. Okidoki. Va bene. Succede altro. Che è sta cosa? Che è questo affare? Sono mostri che arrivano quindi durante la notte? E come li faccio a rendere felici, no? Giusto per saperlo. Io posso vendere altra roba? Sì. Non lo so, compriamo un'altra fan stuff, forse? Sì, c'eravamo già nella fan stuff. E compriamone un'altra, dai, di queste. Ma perché no? Compriamone due, gliela mettiamo qui una. Vai. Infatti è tornato a zero. Alla grande. Quanto dura il tempo in notturna? Che non ne ho la benché minima idea. Più che altro, posso comprare le uova di notte? Sembra di sì. E andiamo a 20 secondi. Ci vuole un po' di più. Ci sono sti mostriciattoli. Non vorrei ci dessero veramente fastidio. Compriamogli cibo e acqua. Anzi, acqua e cibo, nell'ordine in cui l'ho fatto io. Si può fare un upgrade di questo? Non da qui, presumo dal negozio, invece. A quanto credo. Oh, dovrebbe aver fatto il pollo. Chi c'è stavolta? Diana. Grandi. Normal cook, anche questo ci frega roba. E va a finire anche male la felicità, perché ci è andata a meno 2. Comunque si possono fare upgrade degli edifici, a quanto vedo. Semplicemente selezionane uno e... ok. $500 ci ha dato per fare una prova. Va bene. Ci sarebbe da utilizzare questa. E $350. Il prossimo livello ci permetterà di tenere 8 polli rispetto ai 3 di... ai 5 di adesso, scusate. Non sono male, questi. E lo storage delle uova, praticamente quante uova possiamo tenere, passa da 500 a 1000. È parecchio. Tra l'altro costa anche parecchio il resto. Funziona anche col cibo, immagino. Sì, quindi questo direi di comprarlo. Non credo di avere abbastanza soldi, esatto, per fare l'upgrade di... del nostro... dell'acqua e neanche dell'incubatore. Almeno non al momento. Che vuol dire questo pannello? Ok, lo sapevi? Non ci interessa. Praticamente non possono... I polli non sono completamente volatili e quindi non ce la fanno a volare oltre a una recinzione. In pratica ci diceva questo. Le zucche stanno venendo fuori da dovunque. Scegli di aiutare. Quindi devo colpire quanti... Devo premere quante più ne voglio. Facciamo così. Dannazione. I polli stanno aiutando, vedo. E questo è tanta roba. Dove sono? Vai polli, aiutatemi. Che più ne premiamo e magari viene fuori qualcosa di carino. Poi dopo ci salutiamo. Tanto era solo per farvi vedere questo gioco all'inizio. Giusto, ripeto, giochi casuali. Prenderò giochi completamente a caso dalla lista Steam, tra quelli gratuiti. Quindi ci potremo vedere veramente alcune perle, ma anche delle ciofeche assurde. Allora, il tuo score è 64. Sei stato ricompensato con $3200? Alla faccia. Cioè, alla faccia. Ah! Fare l'upgrade dell'incubatore aumenta la velocità di incubazione. E quello dell'acqua, come abbiamo visto, passa l'acqua a 8. Questi si possono, anche quello di felicità, quindi. Ah, la felicità passa da 1 a 2. Questa è tanta roba, perché ci permette di avere un bel po' di felicità. No, via di qui! Quindi secondo me ci fregavano i nostri pollastri. Secondo me. Questo era quello che vi dicevo prima. Ok, allora. Con questo primo giochino della rubrica giochi a caso, direi che ci possiamo salutare qui. Vi ricordo che lo potete trovare su Steam, gratuito. Vi metterò il link in descrizione, link agli sviluppatori e quant'altro. Fatemi sapere se l'idea di una nuova rubrica del genere vi può piacere. Ovviamente questi giochi non andranno a rubare spazio a nessun'altra serie già presente sul canale, quindi tranquilli, non vi preoccupate. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!